Salve, bentrovati su TVS Cartoons, canale 654. Siamo qui per una nuova puntata di Splash Informazione Giovane. Programma realizzato dal laboratorio didattico di Siracusa2000.com. Ciao da Francesco. Ciao anche da Flavia. Prima di iniziare con le notizie di oggi, il nostro contatto email. Sì, potete scriverci a splash@siracusa2000.com. Adesso le notizie, a te Flavia. Dimmi quanti mi piace metti su Facebook e ti dirò se hai tendenza all'obesità. Uno studio condotto dal Boston Children's Hospital ha esaminato e confrontato alcune preferenze cliccate sul social network da utenti bambini. Si è scoperto che esiste una correlazione tra alcuni tipi di mi piace e tendenza al sovrappeso. Bevendo troppe bibite zuccherate si corre il rischio di ammalarsi di diabete. Lo dimostra un maxi studio su scala europea che ha coinvolto anche numerosi centri italiani, coordinato da ricercatori dell'Imperial College di Londra. Secondo i risultati dell'indagine, una bibita zuccherata al giorno aumenta del 22% la possibilità di diventare diabetici. In Italia solo il 12% dei bambini fa attività fisica ed uno su tre è in sovrappeso. Cosa fare allora per migliorare questa statistica? Ecco cosa ci suggerisce l'Associazione per la lotta alla trombosi: andare a scuola a piedi oppure in bicicletta tutti i giorni. Con questo sistema si possono migliorare i parametri cardiometabolici dei bambini e limitare il rischio di malattie da trombosi. Fare le pulizie del naso e mangiarsi le caccole, un vizio assai diffuso specie tra i bambini. È una cattiva abitudine che però, a sentire gli esperti, sembra faccia bene alla salute. Per alcuni scienziati canadesi, infatti, ingoiare le caccole rafforza il sistema immunitario. La mucosa nasale, spiegano, intrappola germi, batteri e virus, proteggendo i polmoni. Insomma, più caccole, più salute. Sono aperte le iscrizioni per i viaggi su Marte. Le prenotazioni si possono fare tramite internet inviando un video con la propria candidatura. Saranno selezionati massimo 40 viaggiatori, ma il sito delle missioni è stato letteralmente sommerso di richieste. La data di partenza è prevista per il 2023, ma i corsi di preparazione partiranno 7 anni prima. La traversata avrà una durata di 7 mesi. Spacciarsi per un'altra persona quando si chatta sul web è reato e si rischia la condanna. Una sentenza della Corte di Cassazione ha infatti confermato la sentenza di condanna nei confronti di una donna che aveva pubblicato inserzioni per incontri erotici, usando però il numero di cellulare di un'altra donna, sua ex datrice di lavoro. Volete fare un ottimo esame a scuola? Allora meditate. La meditazione infatti aiuta a studiare meglio. Lo sostengono i ricercatori della George Mason University e dell'University of Illinois, che hanno testato una classe di un college. Alcuni studenti prima della lezione si sono dedicati alla meditazione, poi si sono sottoposti al test. I loro risultati sono stati maggiori di quelli che non avevano meditato. Essere belli e famosi comporterebbe anche una vita più breve e una maggiore inclinazione alle malattie. Il centro oncologico di Sydney ha esaminato un campione di 1000 persone, analizzando i necrologi pubblicati sul New York Times tra 2009 e 2011. Si è scoperto che i personaggi del mondo dello spettacolo, gli atleti famosi, vivono in media meno anni delle persone non famose. Insomma, oltre che di fame, si muore anche di fama. La chirurgia estetica scopre nuovi orizzonti. Dopo i ritocchi a seni, glutei e labbra, pare che la nuova moda sia il ritocco delle braccia. Secondo alcuni dati diffusi da una clinica americana specializzata in chirurgia estetica, sono vertiginosamente aumentati gli interventi per ridurre la pelle in eccesso sotto le braccia. Dai 300 interventi effettuati nel 2000 si è passati ai 15.000 del 2012. A sentire il costo però cadono le braccia.
Diminuiscono i finanziamenti pubblici per le scuole, ma il dirigente di un istituto comprensivo di Caselle non si arrende e va a caccia di sponsor. Tantissimi commercianti che, raccolto il suo appello, verseranno una parte degli incassi alla scuola. Le somme raccolte saranno destinate a progetti extracurriculari, acquisto di computer ed attrezzature didattiche. Una bella trovata che sicuramente piacerà ad altri dirigenti scolastici. Per oggi è tutto, noi ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che Splash Informazione Giovane va in onda su internet. Sul sito www.siracusa2000.com e su TVS Cartoons, canale 654 del Digitale Terrestre. Ciao!